Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Di vino. Ma il divino dice no. Finalmente ci siamo, ecco i video che tutti stavano aspettando, la saga del divino Otelma. Dai, la cicovica. Io, Riccardo e il Poccio, ciao. Tra l'altro il Poccio non l'avete mai conosciuto, quindi lo conoscete Duetti, adesso. Ciao amici a casa. Siamo andati a incontrare il divino Otelma e i video che vi apprestate a vedere sono praticamente il report di delle ore tattiche, se non ricordo male la citazione fu quella, che abbiamo passato con lui. Io direi di cominciare. Io dico, quello che non ammazza rende più forte. Dai! Stai per dare una frase alla serata. Uno slogan. Cioè. Metto le chiavi, se no ci vedo un cazzo. Okay. E vai, cominciamo. Vai, e dai. Episodio 1, vai. Abbiamo dei muli. Un saluto ai fan per questo backstage. Ciao bambini a casa. Rispettate l'ambiente o Luca Sadaka vi rovinerà la crescita. Degli occhiali, amico. Non esageri, devo dire. Questo è il mio robotti, cazzo, sti occhiali. Come l'hai rotti? Eccoci qua, partenza. Musichetta. Ma che è sta musica? Sono metal, ragazzi, metal. Come metal? Macchina mia, musica brasiliana. Ma siamo brasiliana metal. Mia musica. Tra poco comincia il delirio. Eccoci, intanto ci perdiamo, eccoci subito qua. Questa è la faccia basita della musica brasile. Allora, a un certo punto c'è una strada tipo di merdina qua a destra. Turnica. Torniamo indietro. Qua a destra. Qua. Ah, a destra, sì. La via di Gracchi abbiamo preso. Luca, ma che cazzo fai? Che cazzo di strada? Mi hai detto eravamo sul lungo Tevere. Luca, mannaggia a te, ma la mia incazzatura non serve. Serve. Cioè, siamo già sul lungo Tevere, solo che Luca ci ha pensato bene di consigliarci a cazzo. E... cazzo però. C'è abiti, mannaggia a te. Guarda la mia faccia. Nel frattempo di nuovo ci riperdiamo, eccoci di nuovo nel dire cazzate e arriviamo a Piazzale Flaminio. Dai. Ah, prova a girare a sinistra. Sì, no. Divieto. Stiamo andando ad intervistare il mago Otelma. Bei programmi per il venerdì sera. Sì, poi al Mucca Assassina, venite anche voi? No, già ho dato io. Davvero? Grande! Già andavo. Ma no! No, e ha sbagliato di nuovo! E abbiamo sbagliato di nuovo e se sbagliavamo andavamo a finire tipo a fanculo per il... Meno male che abbiamo sventato piedi muro torto. Sì, gira di qua, gira di turnica. Attento. Eppure l'incidente. Un portello, vabbè, abbiamo sventato, eh. Abbiamo rischiato l'incidente. No, meno male che vi siete accorti. Gira. Complimenti a Luca Sadaka che in quanto a orientamento... Fa cagare. Ce la possiamo svangare, forse, eh? Sì, perché il ponte è lì, Luca, sì. Ce la possiamo svangare. Luca, il suo orientamento. Fratelli. Di qua, sinistra, fidati. Lasciamo te, non hai potuto. Tu devi parlare con me, Gio. Questo è il Castel Sant'Angelo, vedi? Vedete? No, non siete in cazzo qua. Eccolo! Castel Sant'Angelo. Eccolo lì, vedete il castello? Bella lì. C'è piezza di cultura adesso. Da grande voglio fare il Buddha. Porta contenuti. Papa Francesco. E dai, è il cupolone. Ma guarda sto stronzo che c'ha il passato davanti. Sì, ci risparmiamo almeno 300 metri. Finalmente riusciamo a trovare la strada. Infatti, come potete vedere, attraversiamo il Lungotevere. Perché hai messo gli orari dell'autobus? È perché lui mi ha dato lo screen con gli orari dell'autobus. Ma che sono? Non eri capace a fatto da solo. No, il Tempio di Ercole, amici YouTube, da grande voglio fare una signora e un signore. Una signora e signore. E se avete sbadigliato anche voi adesso vuol dire che la storia dello sbadiglio contagioso è vera. Scientifica, se già 5 persone che ci guardano hanno sbadigliato è statistico. Vabbè. Io ci avevo creduto. Vai alla sinagoga. Questa è una cosa importantissima. Sì, sta uscendo, dai. Abbiamo svoltato il parcheggio. Come si spegne qua? Oh? Siamo via della Bip. Non possiamo dire dove siamo, a Roma. Chi gli devo dire? Non lo so, vai! Chi gli dico? Sono già arrivato, un po' neanche. Un po' di 10 minuti. Trucco se lo farà? Arriva la battuta più bella della puntata, eccola. Ma me la vuoi dare a me quella? Secondo te mi firma una benedizione sul mio taccuino? Eccola! Vino! Ecco il divino. Salve, figlio di letto.
letto. Figlio di letto. Figlio di letto. Questo è un po' vivo, Luca. Sì, no, no, normalmente sì, c'è la prosternazione. Sapeva di noccioline. E qui inizia a parlare. No, grande. No, no. Ma qui prendeva in giro qualcuno che gli ha dato buca. Rimane là. Ok. Siamo a Roma perché dobbiamo fra pochi minuti presentare in anteprima nazionale la nostra ultima opera terrena. Salutiamo, vi salutiamo e gli benediciamo. Venga, no, se vuole. Adesso inizia il counter. Qua a pochi metri alla libreria ASE, che è in via dei Sediali. Io abito qui, eh? Sì, appunto. Da Ciapa, ci in via dei Sediali alle 20:30. Chiedono subito un miracolo. L'ultima opera. Ma è tanto perché non l'ho visto più in televisione io. Mago, sei asciugato. Sì. Siamo stanchi. Siamo stanchi. Primo insulto al divino tempo. Okay. Ricordatevi il nome. Via dei Sediali. Ok. Sediari, una benedizione e una maledizione. Vai col prossimo video. Noi diciamo Elo, voi rispondete Im. Elo. Im. Elo. Im.